Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato con voto unanime la legge di revisione dello Statuto della Regione Umbria. Fra le novità significative, l'introduzione nel testo di temi nuovi, si parla anche di crisi climatica e di diritto alla connettività. A 18 anni dall'ultima modifica, quella che abbiamo varato è una riforma che resterà nella storia, ha detto in aula Daniele Carissimi, presidente della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari, subito dopo l'approvazione unanime della legge di revisione dello Statuto. Una riforma pensata e scritta, ha detto Carissimi, perché tutti i cittadini possano in essa riconoscersi, che si pone in continuità con la sua storia e che consente di aggiornare gli orizzonti e le tutele dell'individuo nella sua dimensione territoriale regionale, superando contestualmente le inadeguatezze e i ritardi che condizionano il miglior funzionamento delle istituzioni regionali. Dopo 3 anni di lavoro si sono conclusi i lavori della Commissione Statuto per quello che riguarda la riforma appunto del nostro testo costituzionale regionale. All'esito di questo percorso abbiamo modificato circa i 2/3 degli articoli, cercando di innovarli, introducendo le novità più significative come il diritto alla connettività, come il riconoscimento della crisi climatica e tanti articoli sul funzionamento dell'Assemblea legislativa che abbiamo sentito l'esigenza di migliorare. Il metodo della commissione utilizzata è quello che è auspicabile, in quanto abbiamo affrontato ogni singola votazione all'unanimità. Unanimità con la quale abbiamo approvato appunto circa un centinaio di modifiche agli articoli dello Statuto, che sono stati approvati in prima lettura il 27 di giugno. Seguirà una seconda lettura in autunno, in cui queste modifiche diverranno definitive, allorquando ovviamente nessuno ne sancirà eventuali modifiche. Una testimonianza, un lavoro che rimarrà, spero, nella storia. Sono 18 anni che non si interveniva nello Statuto, sono tanti anni che nessuno aveva avuto la forza di arrivare a questo risultato e mi piace che la Commissione prenda il merito di questo lavoro, proprio per il fatto che in essa sono presenti tutte le personalità, insomma, le sfaccettature politiche del Consiglio regionale, e il fatto che si siano mosse tutte all'unanimità dà un segnale di buona politica. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Thomas De Luca fa notare che l'Umbria è la prima regione in Europa a inserire la crisi climatica nella propria Costituzione. Primo caso assoluto di un articolo autonomo dedicato al clima che viene inserito nello Statuto regionale. Fabio Paparelli, Partito Democratico, sottolinea l'articolo 2 che introduce tra i principi fondanti di questa regione la cultura del lavoro e dell'impresa e dà conto di come le radici dell'Umbria non siano solo storia e tradizione. Per Eleonora Pace, Fratelli d'Italia, l'unanimità di intenti ha portato al risultato che era auspicabile ma non scontato. Pace sottolinea lo scorporo dell'articolo 11 dello Statuto che richiudeva insieme ambiente, cultura e turismo. Ora questi temi hanno un articolo ciascuno dedicato. Ma lo Statuto di solito sembra una carta molto lontana dai cittadini, e che i cittadini percepiscono più come un adempimento amministrativo piuttosto che come un intervento che cambia realmente la vita degli umbri. Oggi invece noi abbiamo scritto una bella pagina per questa regione, perché lo Statuto dell'Umbria è, dopo 15 anni, un nuovo assetto che permetterà a tutte le giunte di destra o di sinistra o chi governerà di poter orientare le decisioni della vita degli umbri intorno a una serie di innovazioni importanti che sono state introdotte. Fra queste mi piace ricordare l'attenzione alla disabilità, ai progetti di vita indipendente per le persone disabili e le persone fragili, l'attenzione all'istruzione, alla formazione, la parità di accesso di tutti i ragazzi, di tutti i nostri figli alle possibilità formative che questa regione può esprimere, l'attenzione alle pari opportunità e soprattutto il livello di partecipazione che i cittadini umbri devono poter garantire in termini di diritti e doveri alla partecipazione attiva alla vita democratica della nostra regione. Ecco, sono innovazioni importanti, alcune delle quali anche uniche a livello nazionale, su cui abbiamo l'onere e l'onore di consegnare oggi alla comunità regionale un nuovo documento che orienterà, speriamo, anche l'attività normativa dei prossimi anni.
Con la riunione di Valfabbrica dopo Pistrino e Castiglion del Lago, la seconda commissione consiliare di Palazzo Cesaroni ha chiuso il primo ciclo di audizioni sul territorio in tema di grandi invasi e Lago Trasimeno. Ce ne parla in questo servizio Alberto Scattolini. Filo conduttore è stato il tema dell'acqua e il suo utilizzo idropotabile ed irriguo, ma anche come opportunità per i territori a livello ambientale e turistico. La seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, ha dato vita a tre audizioni in esterna, a Pistrino di Cisterna per parlare della diga di Montedoglio, a Castiglione del Lago per le criticità del Trasimeno ed infine a Valfabbrica per la diga di Casanuova, il grande invaso in fase di riempimento sul Chiascio. Per il lago Trasimeno è stato chiesto a gran voce il rifinanziamento del piano stralcio per le manutenzioni, poiché è emersa una sostanziale adeguata mancanza della manutenzione da oltre 15 anni, come ha rimarcato il presidente della commissione Valerio Mancini, che ha quindi proposto la costituzione di un ente di gestione operativa per intervenire sulle sponde, nei dragaggi e nei canali di conferimento. Oggi è stata una giornata importante, fondamentale, perché le istituzioni su un tavolo insieme ai cittadini della città del Trasimeno oggi hanno parlato di lago, di competenze, di problemi e delle difficoltà che ci sono per la gestione del lago, per la manutenzione, per i progetti. Abbiamo parlato dei vincoli che si sovrappongono, della mancanza e la scarsità di risorse, ma abbiamo fatto anche delle proposte, le proposte intanto quelle immediate, quella da Presidente dell'Unione dei Comuni, quella di utilizzare il piano stralcio già esistente, chiedere al Governo che venga immediatamente rifinanziato, soprattutto per quanto riguarda le urgenti misure per la manutenzione delle sponde. Poi oggi credo che in questo tavolo importante regionale è stato fatto anche un chiarimento: non possiamo gestire il Trasimeno dentro una bolla. Il Trasimeno si divide e vive anche perché ha le zone antropizzate oltre le zone naturali, naturalistiche. Quindi dobbiamo capire che nelle zone antropizzate dobbiamo trovare gli strumenti che ci permettano di agire, oltre i vincoli, perché questi vincoli, se troppo stretti, diventano limiti, soprattutto per quanto riguarda la nostra economia e la nostra comunità. Abbiamo parlato dei problemi, abbiamo raccontato di come è difficile gestire una sponda di una spiaggia al lago Trasimeno, a Castiglione del Lago, perché bisogna lasciare un canneto intatto per tutti i vincoli, per il SIC, il Natura 2000, il ZPS e il Parco del Trasimeno. Oggi io credo che i nostri cittadini debbano cominciare a capire che né la politica né gli amministratori possono solo indicare i problemi. Non ci deve essere più una gara a indicare il problema, a mettere una bandierina, ma le amministrazioni insieme, soprattutto in questo stato di emergenza, devono trovare la forza di trovare risorse e nuove regole per la gestione del Trasimeno e la sua comunità, perché il Trasimeno non è della città del Trasimeno, ma è dell'Umbria, è soprattutto un bene preziosissimo nazionale che dobbiamo assolutamente salvare, anche con progetti futuribili. Mettiamoli sul campo, diamo una speranza alla nostra comunità e soprattutto smettiamola con un rimpallo di competenze, capiamo quali sono i problemi, troviamo le risorse e ognuno faccia il suo pezzo per risolverle. Sono emerse tante questioni, molte le conoscevamo, ma venire nel territorio con rappresentanti delle istituzioni locali e anche delle associazioni, dei cittadini che vivono la realtà, è sempre fonte di ispirazione per chi fa il nostro lavoro. Ci sono tante problematiche legate ai tanti vincoli, tante tutele qui sottoposto un luogo così importante come il lago. Ho apprezzato anche molto l'approccio di chi in maniera seria, coscienziosa, anche da parte dei colleghi consiglieri regionali, determina il lago sì con tante problematiche ma anche come una grande risorsa, soprattutto per la possibilità di poter partecipare a bandi che poi danno premialità importanti dati tanti vincoli che ci sono. Si tratta di una convivenza complicata, quella quindi di ovviamente farsi carico dei tanti vincoli a cui sottosta, dai dragaggi alla poca capacità di far confluire acqua, ai fenomeni di evaporazione, a tutti quelli che sono gli interventi sul lago, con tutti quelli che invece sono gli aspetti positivi, cioè il fatto che avere un'area tutelata come quella del lago dà poi la possibilità a tutti i comuni del comprensorio di accedere a tutta una serie di finanziamenti. Quindi è una sorta di analisi costi e benefici. Da parte nostra, come è giusto che sia, la disponibilità da consiglieri di andare a incidere soprattutto sul livello regolamentare della regione per far sì che la burocrazia possa essere
ridotta, non tagliata ma ridotta, e quindi mettere mano a forme regolamentari per semplificare quanto più possibile il compito soprattutto ai primi cittadini, perché poi le persone normali nella realtà vanno a lamentarsi con i sindaci. Credo che quindi da parte nostra l'impegno a farci carico per la parte regolamentare regionale e a mettere in fila Unione dei Comuni, Sindaci, Provincia, Regioni, Ministero e fondi ministeriali, perché insomma è un po' questo il lavoro nostro di sintesi. Nelle audizioni di Valfabbrica sono invece emerse le problematiche già sottolineate a Pistrino per l'invaso di Monte d'Oglio: una tariffazione troppo alta per l'utilizzo irriguo ed idropotabile dell'acqua. Tra le proposte emerse nell'ultima riunione di Valfabbrica, l'istituzione di un tavolo specifico tecnico-politico con tutti gli enti e i soggetti preposti interessati al tema dell'utilizzo dell'acqua, ma anche di intervenire per la messa a regime della strada che collega Valfabbrica a Gubbio attraverso Biscina, poiché il luogo è stato sottolineato di pregio che può essere ampiamente valorizzato. È stata anche auspicata la messa a leva di strategie che tengano conto di un turismo crescente legato ai sentieri e quindi ai cammini francescani. Particolarmente toccata anche la questione delle compensazioni per i territori in cui insistono i grandi invasi. In questo caso il presidente Mancini, unitamente ai commissari presenti, Puletti Castellari della Lega, Bettarelli del Partito Democratico, De Luca del Movimento 5 Stelle, si è detto pronto a lavorare su iniziative legislative e regolamentari, come già fatto per tutti i territori dove risiedono impianti di grandi derivazioni idroelettriche. La Commissione si è anche impegnata per la predisposizione di una proposta di risoluzione da presentare all'Aula di Palazzo Cesaroni, che terrà conto delle risultanze delle tre audizioni svolte a Pistrino, Castiglion del Lago e Valfabbrica. Alle tre sedute esterne della Commissione hanno preso parte e sono intervenuti, tra gli altri, sindaci e amministratori locali, rappresentanti di associazioni degli agricoltori, i vertici dell'Ente Acque Umbre Toscane, di AFOR e tecnici regionali. Come amministrazione, come assessorato, abbiamo proposto un tavolo di confronto sia tecnico che politico, sia con la Regione che con i membri della seconda commissione che con gli altri preposti. Logicamente questa infrastruttura è un'infrastruttura che ha una importanza a livello nazionale, ma che a livello locale può rappresentare, per locale intendo anche un riferimento a un'area di area vasta che comprende comprensori anche dell'Ogubino e del Gualdese, comprenda delle idee di sviluppo sostenibile con quelle che sono le attuali peculiarità del territorio inerente all'ambito lacustre. Abbiamo riconfermato anche di concerto con il Comune di Valfabbrica, che il Comune di Gubbio ovviamente ritiene l'invaso della diga sul Chiascio una opportunità da tutelare e da rendere, diciamo così, anche sostenibile sotto il profilo ambientale. Pensiamo ovviamente a quello che può essere il profilo anche turistico di valorizzazione territoriale nell'ambito della strategia dell'area interna del nord-est dell'Umbria. E pensiamo anche a tutte le opportunità dei percorsi, dei cammini, della bike che si possono costruire attorno. Ovviamente ci interessa da vicino la messa a regime della strada che collega Valfabbrica a Gubbio attraverso Biscina, perché evidentemente quello è un luogo di pregio che può essere valorizzato al massimo. Quindi nel momento in cui questo tratto viario verrà sistemato definitivamente, dovremo poi affrontare il tema della gestione, visto che non lo può fare il demanio. È giusto pensare anche a un uso adeguato dell'acqua a scopo irriguo, a scopo agricolo, e naturalmente immaginando un utilizzo che possa essere economicamente sostenibile, come accade anche in altre regioni nella stessa vicina Toscana. A mio modo di vedere questo è un punto di partenza, perché c'è molto da fare per capire qual è la situazione dei nostri territori, anche alla luce di quelle che sono sostanzialmente i mutamenti legati alla crisi climatica. Ora, ad oggi noi non abbiamo avuto risposte, ad esempio, sulla reale efficacia delle soluzioni previste per il lago Trasimeno, ovvero
Montedolio e Valfabbrica vengono posti come possibile soluzione per l'innalzamento del livello idrometrico, ma ancora non abbiamo capito quanto ci costerebbe questo tipo di intervento e quanto realmente sarebbe efficace come soluzione. Concludo dicendo che bisogna iniziare a calcolare il fabbisogno idrico dei territori. Noi dobbiamo capire in aree diciamo vaste, contigue, basate sui bacini idrografici, qual è il fabbisogno a livello agricolo, umano, industriale, perché anche l'industria richiede diciamo di ingenti fabbisogno d'acqua. Questo percorso, che ringrazio tra l'altro il presidente Mancini per aver accolto la proposta mia del collega Castellari, è nato con un'interlocuzione sulla diga di Montedolio e su tutte le situazioni che ne derivano intorno, nel senso parlo di sicurezza cittadina così come appunto parlo di tariffazione. Da lì abbiamo intrapreso un percorso che ci ha portato sia a Passignano che questa mattina a Valfabbrica, cercando di capire direttamente dal territorio quelle che sono le necessità. Sicuramente la necessità più grande riguarda chiaramente la tariffazione, perché ad oggi abbiamo una tariffa dell'acqua e di irrigazione molto differente da quella che è della Toscana per quanto riguarda ad esempio la diga di Montedolio. Abbiamo una tariffazione molto più alta con chiaramente delle situazioni che, come hanno sottolineato anche le associazioni di categoria, necessitano di un intervento da parte della politica. Un intervento che può essere sia di ridimensionamento per quanto riguarda le diciamo le tubazioni, comunque sia i costi di manutenzione, secondo me anche per quanto riguarda la quota annuale che in Umbria paghiamo mentre in Toscana no. Quindi al di là dei singoli dettagli c'è una necessità di rivedere quello che è un sistema ormai datato che non si adatta più alle esigenze attuali. A noi serve innanzitutto riaprire la strada che è in attesa di alcuni interventi che Aut ha promesso in un anno per arrivare al collaudo della strada fra Valfabbrica e Gubbio, in modo che poi eventualmente la provincia diventa ente gestore dal demanio. Quindi questa è una cosa molto significativa, la strada funzionava, era in uso e va finita e va rimessa nella disponibilità dei cittadini. Il tema ancora una volta quello della discrepanza tra tariffe per quanto riguarda agricoltura toscana e Umbria che dobbiamo dirimere. Abbiamo chiesto al dottor Rossi, che ha fatto un significativo intervento, di edurci delle cifre che pagano gli agricoltori, perché è un tema che non possiamo accettare. Il tema dei regolamenti che impediscono l'adeguamento delle dighe dei piccoli laghi di montagna che sono lì da anni, che hanno bisogno di manutenzione e che la burocrazia rallenta tutto contro ogni logica. E infine l'ultima richiesta dei cittadini. Beh, se abbiamo tanta acqua non possiamo pagare il canone, le bollette di Umbriacque come gli altri territori, perché questa è un'acqua che sarebbe del nostro territorio e vogliamo uno sconto, il minimo sindacale. I cittadini, siccome con la legge che abbiamo fatto sulle grandi derivazioni, modificando quella positiva fatta dalla Giunta, ma aggiungendo alcune ulteriori risorse per i territori, vogliamo nella stessa maniera fare una legge, perlomeno un regolamento che sostenga i territori dove insistono le grandi opere idrauliche e infrastruttura come appunto quella della diga di Casenuovo e di Valfabbrica. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, si è riunita per ascoltare l'illustrazione da parte della Presidente dell'Esecutivo regionale, Donatella Tesei, del disegno di legge che modifica e integra alcune leggi regionali. Il servizio. In commissione la Presidente Tesei ha illustrato modifiche a leggi regionali necessarie richieste dagli uffici ministeriali per evitare il rischio di impugnative da parte del Governo, interventi prevalentemente di carattere tecnico per armonizzare le leggi regionali alla normativa nazionale. Il provvedimento contiene anche aggiornamenti più sostanziali, come ad esempio quello che riguarda la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. L'attuale normativa impone che la sua attività si svolga nell'ambito territoriale regionale, un aspetto da modificare in quanto fortemente limitativo per la scuola, che negli anni ha ampliato la sua attività arrivando a essere un punto di riferimento riconosciuto nel panorama delle istituzioni di formazione non solo in ambito locale, tanto da suscitare anche l'interesse del Dipartimento della Funzione Pubblica. L'atto contiene anche una modifica riguardante il servizio telefono donna, che a differenza di tutti gli altri centri antiviolenza e casse rifugio presenti nella regione Umbria, non è promosso dai comuni e dalle associazioni di aiuto alle donne vittime di violenza, ma è portato avanti dal Centro per le Pari Opportunità.
Con gli interventi contenuti nel disegno di legge si costituisce un sistema completo e sinergico di tutti gli operatori per garantire interventi integrati per la lotta alla violenza di genere. Al termine della seduta il presidente della Commissione Nicchi ha chiesto agli uffici di predisporre l'istruttoria tecnico-normativa e quella finanziaria sull'atto illustrato dal presidente Tesei. La Regione Umbria si attivi affinché venga chiesto il ritiro del disegno di legge Calderoli sul regionalismo differenziato. Lo chiedono tutti i consiglieri di minoranza di Palazzo Cesaroni, prima firmataria la capogruppo del Partito Democratico Simona Meloni, poi Bettarelli, Bori e Paparelli, Partito Democratico, De Luca 5 Stelle, Fora Patto Civico, Bianconi e Porsi, Gruppo Misto. La mozione che sarà presentata in assemblea legislativa sarà anche oggetto, spiegano i proponenti, di un'ampia condivisione a livello istituzionale locale. Secondo i consiglieri di opposizione, la riforma mette fortemente in discussione la tenuta e la coesione sociale del Paese. Finisce per aumentare il divario tra le regioni del nord e quelle del sud e acuire ulteriormente le disuguaglianze territoriali. Mozione del consigliere regionale della Lega Daniele Carissimi in materia di sanità. La carenza di organico del personale sanitario, in particolare medici di base, è un problema grave, sottolinea Carissimi, che va contrastato con misure urgenti ed efficaci. Per questo ho depositato una mozione che promuove iniziative sul territorio volte a compensare la scarsità di medici di base e garantire la qualità dei servizi ai cittadini, con particolare attenzione per quelli residenti in aree isolate. Il consigliere regionale Andrea Fora, Patto Civico, ha presentato nei giorni scorsi un'interrogazione a risposta immediata che verrà discussa nel prossimo consiglio regionale su tempi di realizzazione e finanziamento del nodino di Perugia, dell'eventuale raddoppio delle rampe di accesso alle gallerie di Piscille e la necessità di addivenire quanto prima alla progettazione finale e poi al finanziamento complessivo dell'opera completa del tratto Madonna del Piano Corciano. Interrogazione del capogruppo della Lega Stefano Pastorelli. Quali ulteriori provvedimenti intende adottare la Giunta regionale, oltre a dichiarare lo stato di emergenza, per far fronte alla pulizia e al ripristino dei danni arrecati alle abitazioni dei privati colpiti dalla esondazione del fiume Tescio? La capogruppo regionale del Partito Democratico, Simona Meloni, presenta una proposta di legge per far riconoscere l'apicoltura come attività di interesse regionale funzionale per le sue specificità alla conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e dell'agricoltura, nonché allo sviluppo del settore agrozootecnico. Il tutto, sottolinea Simona Meloni, attraverso la promozione di progetti e l'elargizione di contributi in grado di far fare un passo avanti a questo strategico settore. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo, TeleCRU va in onda sulle televisioni e sulle radio locali della Regione. È disponibile in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.